Lo streaming sta per iniziare. Io avrei da più di 41 minuti perché ho dei problemi con il wifi. Allora, cari amiche ed amici, senza preamboli, saluto tutti quelli che mi seguono. Ciao, saluto tutti quelli che hanno visto il mio scorso video. E quindi alle 17:42 circa non ho accesso al computer. Se non mi sbaglio, il titolo l'ho impostato così: la politica deve obbedire a logiche razionali. Voi cosa ne pensate? Voglio sapere la vostra opinione. Naturalmente, se volete aiutarmi, aiutare il mio canale, dategli like al video se vi piace, dislike se vi dispiace, commentate il mio video e condividetelo affinché anche altri possano commentarlo. In questo modo magari anche altri lo condivideranno dopo averlo commentato. Aiuterete il mio canale a crescere e a me a raggiungere le 4.000 ore di views all'anno. Ma adesso bando alle ciance, che nessuno ancora mi ha spiegato che cosa sono. Io nell'ultimo live di ieri sera, credo, ho affrontato il tema dell'esoterismo e dell'occultismo nella magia. Ma secondo voi, è giusto? Io l'ho ritratto di nuovo questo argomento. È giusto che i politici obbediscano a leggi irrazionali? Vabbè che di solito quando sono populisti e demagogici non obbediscono a nulla, propongono, propongono, propongono. Io adesso ho molte aspettative da questo governo Conti o Conte, da questo governo Conte e dall'alleanza che fino a poco tempo fa non sapeva da fare fra Lega e Movimento 5 Stelle. Ma i politici debbono obbedire, per me, al voto dei cittadini e, nel caso dei ministri e del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere, al Parlamento, alla Camera dei Deputati e dei Senatori, e quindi al voto popolare che li ha messi lì. Ma ancora mi continua a rodere il tarlo del fatto che invece ci sono stati nella storia dell'umanità. Vabbè, uno dice: in epoca arcaica, caro Sant'Enchan, in epoca arcaica c'erano dei governanti teocratici come il faraone, come l'imperatore cinese, che era anche grande sommo sacerdote taoista o confuciano. In epoca arcaica il Papa era un teocratico. Vabbè che a tutt'oggi il Papa è un re teocratico nello Stato del Vaticano, che è stato fondato grazie con l'alleanza con Benito Mussolini, che era un dittatore, e quindi non in democrazia si è stabilito che il Vaticano si dovesse separare da Roma, essere uno Stato a parte e ricevere risarcimenti miliardari dell'epoca. Ma grazie a Benito Mussolini, che Benito Mussolini fu nella gioventù maestro di scuola socialista anche, e si professamente ateo, andava alle prime riunioni fasciste sfidando l'esistenza di Dio. Oggi, come potrete vedere, non mi sento dark, e quindi sto come sto di solito tutto il giorno ultimamente. Ma nei video mi sentivo dark, però mi voglio sentire un po' darkino. Almeno metto questi due anellini dark. E poi mi metto questo che è ultra dark. Urca, urca che dark che è. A proposito, tutti a piangere perché l'Italia non è andata nei mondiali. L'Italia non è andata nei mondiali. Bisogna fare una legge e farla rientrare. Questo nel 2017. Adesso tutti si sono scordati del mondiale di calcio perché ci sono Champions League, le europee, cioè il calcio è un oppio del popolo. Se manca l'oppio, si fuma la marijuana, l'hashish. Il calcio c'ha dei tornei che sono intercambiabili. Altro che no, vogliamo i mondiali, vogliamo i mondiali. Adesso che l'Italia non va nei mondiali, si cuccano le europee, si cuccano la Serie A, la Serie B, la Serie C, le Champions League, i derby. Addirittura
c'è gente che io conosco qua a Roma che con tale di guardare qualcosa guardano i giochi Under 21 con le squadre di calcio di tutto il mondo, oppure hanno riscoperto la nazionale femminile di calcio italiana e quindi si è festeggiato che ha vinto la nazionale o che è andata a giocare la nazionale femminile di calcio, quando invece le volte che l'Italia ha sempre giocato nei mondiali, i mondiali di calcio femminili nessuno se li filava, per non usare un'altra espressione. Ma adesso che non ci sono i campionati di calcio dei maschi, i maschi hanno scoperto che anche le femmine giocano a calcio nei mondiali. A questo punto siamo arrivati, ci consoliamo che tanto c'è un campionato di calcio nel quale vincere. Poi, come altri anni nei quali l'Italia partecipava ai mondiali di calcio, ma perdeva, perché non è un obbligo vincere, allora si scopriva che c'era una judoka che ha vinto a livello internazionale per l'Italia nel judo, magari ha preso il bronzo, però si strombazzava, si suonavano le campane nei telegiornali, abbiamo vinto il bronzo nei mondiali di judo. Poi si scopriva che un team italiano ha vinto a ping pong misto o una vittoria nel ciclismo a livello mondiale, cioè si sostituisce addirittura il calcio con un qualsiasi altro sport nella quale rappresentanti italiani o nazionali italiane vincono, Tai Chi Chuan, baseball, però sono tutte categorie, sono tutti sport maschili, femminili, nei quali di solito non si versa molto interesse quando l'Italia partecipa ai mondiali. Quando no, sono delle alternative valide. Quando l'Italia è squalificata durante la selezione ai mondiali, sono delle alternative valide. L'Italia perde ai quarti di finale o agli ottavi di finale e subito si scopre che c'è un campione mondiale italiano di yoga o di ping pong. Quindi il calcio è l'oppio dei popoli col quale ci governano. Ci governano irrazionalmente perché fanno leva sui nostri sentimenti, sui nostri più bassi sentimenti. Quindi ecco che la politica deve rispondere a delle logiche razionali. Ci stanno governando razionalmente o soffriamo della sindrome di Pavlov, cioè ogni volta che ci sventolano la bandiera italiana ci sentiamo patrioti perché la dobbiamo andare a sventolare in qualche evento internazionale sportivo. Pavlov aveva ammaestrato i cani a che riconoscessero nel suono della campanella il richiamo del cibo. Quindi ogni volta che gli andava a dare del cibo suonava la campanella. Il cane si era così ammaestrato, o i cani dell'esperimento, che incluso bastava suonare la campanella perché arrivasse il cane e non gli dava da mangiare. Ormai gli era rimasto un abito al cane crescendo, per cui ogni volta che il cane sentiva suonare una campanella, figuriamoci se in Russia adesso con tutte le chiese ortodosse che ci sono suonano le campane, un cane addestrato così va in giro dappertutto cercando cibo e non lo trova. O magari si sbrana qualcuno, però ecco, ci hanno condizionato con quest'oppio del popolo che è il calcio e lo sport in generale, perché lo sostituiscono con qualche altro sport, che essere nazionalisti significa tifare. Poi quello che tifa da casa, dai, dai, gol! Dai, forza! Gol! Ecco, quello che ti fa da casa così, i vicini penseranno, ma perché selezione sta tifando? Pensano che con il loro tifo veramente aiutano la loro selezione di calcio a vincere, che poi ogni selezione di calcio, incluso quelle nazionali, sono dei club privati. Ve l'ho spiegato in più di un video, gente.
La selezione della Roma, della Lazio, dell'Inter sono dei club privati che purtroppo in Italia ricevono fondi pubblici. Abbiamo votato a referendum contro la finanziazione pubblica dei giornali e dei partiti politici e invece continuano a finanziarli lo Stato, i partiti politici e i giornali. Dobbiamo votare anche contro la finanziazione pubblica dei club di calcio, perché fanno dei negozi privati e ricevono fondi pubblici. La nazionale di calcio italiana, come qualsiasi altra nazionale sportiva italiana, è un club privato che ai vertici c'ha tutte le persone dei club più importanti della Serie A e prende i giocatori della Serie A. Ma non è un club di Stato, capisci? È una selezione privata che poi è finanziata dallo Stato, perché la gente è calciomana in Italia. Ma un'altra cosa che i politici abilmente gestiscono sono i giochi a premio televisivi, che è un oppio del popolo ed è una carità pubblica, è un'elemosina pubblica. Te ti rendi conto che coi soldi che paghiamo di canone alla RAI adesso mettono da parte dei soldi e danno 500.000, 1.000.000 di euro ai vincitori? E poi dicono che la RAI ha dei debiti e che va in rosso. Beh, ti credo, fanno dei giochi dove regalano i soldi dei contribuenti invece di fare dei programmi d'obbligo in un servizio pubblico. E quindi dovrebbero ridurre il numero delle reti per ridurre il numero, ridurre le spese della RAI, non fare pagare il canone e fare dei programmi seri finanziati dalla pubblicità. Poi un'altra cosa che veramente la politica attinge a piene mani sono i talk show. I talk show sono un altro oppio del popolo. Tutti vanno a opinare, tutti vanno a dire la loro, e io li ho seguiti dagli anni 80 i talk show, come Report, Petrolio, Moby Dick, Samarcanda. C'era un tempo in cui Vauro faceva delle belle vignette, adesso è diventato molto qualunquista. Però voglio dire, io non sono mai stato né con la sinistra né con la destra, ma i talk show ci inebetiscono, come oggigiorno ci inebetisce internet a noi italiani, perché noi italiani siamo un popolo di poltroni, di ciabattoni. Stiamo lì dopo il lavoro di sera, invece di stare con i nostri, stiamo guardando Santoro, Travaglio, Vauro, ma anche politici come Bruno, giornalisti come Bruno Vespa, perché noi facciamo protesta guardando la tele, caricando video come questi, guardando internet. Non facciamo protesta per le strade come gli altri europei. E quindi dopo essere dei grandi intossicati dal calcio, fortuna questa volta è ritornato subito, siamo intossicati dai talk show. Il Maurizio Costanzo show era divertente. Poi mi ricordo Funari, no, come parlava, gridava, urlava, oh, ma il dito te lo metto in quel posto, si avvicinava alla camera, faceva un po' come fanno gli youtuber di oggi, che lui è stato precursore. Faceva che strillava tanto, baccagliava tanto, anche come Giuliano Ferrara, anche lui strillava, protestava, gridava. E infatti sembrava che voleva mettere in crisi gli invitati, i politici. Ma se uno prestava attenzione alle parole e non alla gestualità, vedeva che Giuliano Ferrara e Funari erano molto deferenti, come anche Santoro e forse anche Travaglio, con gli invitati politici. Cioè, Funari è arrivato al colmo di urlare a Giulio Andreotti: ma allora, onorevole Andreotti, se lei è innocente, perché si fa attaccare in questo modo? Perché ce l'hanno tutti con loro? E Giulio Andreotti, flemmatico. Beh, se per questo a me mi si accusa di tutto, eccetto le guerre puniche, mi si accusa di qualsiasi cosa. Cioè, te ti rendi conto che erano i giornalisti più aggressivi, Funari, Gianfranco Funari e Giuliano Ferrara, eppure contro gli invitati, contro i politici, non avevano nessuna obiezione. Non facevano delle domande serie,
come anche il grillo sparlante che Gervasio, che era iscritto alla P2, lui Andreotti ha avuto un'occasione d'oro per fargli delle domande, che gli diceva Giulio Andreotti: no, ma fammi delle domande serie. E invece il grillo sparlante Gervasio gli faceva delle domande sciocche: ma lei come nuota? Ma l'altro Andreotti: faccio il morto, eccetera. Quindi i talk show ci manovrano, creano un'idea di opposizione e di alternanza di governo, perché sta di fatto che durante 20 anni o 30 anni, dagli anni 90, andavano esponenti del centrodestra e del centrosinistra a insultarsi, a aggredirsi, e poi si alternavano fra di loro: Prodi Berlusconi, Berlusconi Prodi, Prodi Berlusconi, fino al 2011, in cui la fiducia gliela diedero personaggi del centro-sinistra Berlusconi e gliela tolse Fini. Lui poi, per evitare uno scandalo o un impeachment, Berlusconi si dovette mettere, anzi tutto il contrario, furono quelli di Fini che gli tolsero. Salve, eccomi di nuovo tra tutte e tutti. Poi qua era saltato internet di nuovo. Allora, vi dicevo, il falso giornalismo, no? L'irrazionalità del falso giornalismo moralista. Sono già le 6:05. Il falso moralismo del giornalismo scandaloso e scandaloso e gossipista. I politici, allora, a chi devono rendere conto? Poi devo passare per lo stabilizzatore il telefono. Ecco, chiudo a tempo il video. Allora, se questo video vi è piaciuto e voi mi dovete dire se la politica deve essere razionale o irrazionale, a chi deve rendere conto, commentate qua sotto questo video e condividetelo. Io adesso devo chiudere perché è tardi. Ciao, se no mi si taglia di nuovo il wifi.